Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Prima di passare alle altre notizie, ovviamente parleremo di emergenza coronavirus, parleremo della Puglia verso la zona gialla, ma anche della campagna vaccinale. Apriamo però prima una finestra sul calcio, perché oggi è stata una giornata turbolenta per i biancorossi. Intanto sapete dell'arrivo del nuovo tecnico Carrera, che è arrivato proprio qui a Bari nel pomeriggio. Vi abbiamo mostrato le immagini del suo arrivo con commenti sulle nostre pagine social. Allora facciamo il punto con il coordinatore di Radio Bari e Telebari, responsabile dei servizi sportivi, Enzo Tambora. Ciao Enzo, buonasera. Ciao Alessandra, buonasera anche a te. Dicevi bene, una giornata turbolenta, direi addirittura una giornata storica per il Bari, perché francamente non ricordo ore nelle quali in rapida successione siano stati fatti fuori l'allenatore e il direttore sportivo, perché dopo Gaetano Auteri è caduta anche la testa di Giancarlo Romerone. Praticamente il Bari di qualche giorno fa è stato spazzato via. Resta la squadra, resta il nuovo tecnico, che è Massimo Carrera, che è arrivato poco fa a Bari. Tra poco vi mostreremo le immagini del suo arrivo, e adesso ovviamente l'attenzione si sposta sul nome del nuovo direttore sportivo, che non potrà servire per il mercato, perché il mercato è già finito, ma che indubbiamente dovrà essere un punto fermo nell'organigramma biancorosso. Quindi pagano insieme Auteri e Romerone, pagano insieme il conto per una stagione che ha preso una piega sbagliata. Chissà se c'è il tempo, il modo e gli uomini anche per raddrizzarla. Ma adesso vi mostriamo le immagini dell'arrivo di Massimo Carrera. Era in auto con il presidente De Laurentiis e ha rilasciato anche per noi qualche breve dichiarazione. Domani, non si sa se da remoto o in presenza, ci sarà la sua conferenza stampa di presentazione. Prego la regia di mandare in onda il momento in cui Massimo Carrera dice le sue prime parole da tecnico biancorosso. Felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura, spero di regalarvi grandi soddisfazioni. E va bene, aveva detto anche altre cose al suo arrivo in auto, però la sostanza non cambia, bisogna aspettare la conferenza stampa per capire anche come si è sviluppata questa operazione a sorpresa, perché nessuno aveva immaginato il nome di Massimo Carrera, che torna, ricordo, a Bari dopo 30 anni. È stato per 5 anni calciatore biancorosso, peraltro abbiamo sentito tanti suoi ex compagni di squadra e devo dire che raramente mi era capitato di registrare un consenso unanime. Al di là del calciatore, per l'uomo, un uomo sereno, di grande professionalità, un uomo serio. Quindi insomma speriamo che questi siano i presupposti per cambiare rotta in questo campionato. Purtroppo oggi sono arrivate anche delle brutte notizie, perché per Citro, che si era infortunato in occasione della gara contro la Viterbese, la stagione è finita. Problemi seri al ginocchio. Invece la buona notizia, forse l'unica buona notizia di giornata, è che Cianci può riprendere tranquillamente la preparazione in vista della ripresa del campionato l'altro mercoledì contro il Monopoli. Intanto continuate a vedere le immagini dell'arrivo di Massimo Carrera, con un look come dire anche molto particolare, con questa coppola praticamente e questo doppio petto grigio. Carrera, che ripetiamo ancora una volta, torna a Bari dopo ben 30 anni nel suo palmarès da allenatore. Il titolo storico dello Spartak Mosca in Russia, squadra che non vinceva da 16 anni il titolo di quel paese. Ma ricordiamo che Massimo Carrera è stato a lungo nello staff di un altro uomo che ha scritto pagine importanti della storia del calcio barese, vale a dire Antonio Conte. Tutto per il momento, Alessandra, te la linea. Ringraziamo il responsabile dei servizi sportivi Enzo Tambora e noi andiamo avanti per aprire la pagina dedicata all'emergenza coronavirus, perché se arrivano segnali positivi dal bollettino di oggi, si assiste ad una lenta discesa della curva, il numero dei decessi resta ancora alto e intanto si attende nelle prossime ore l'ordinanza del ministro Speranza, che potrebbe portare la Puglia in zona gialla. Sentiamo. L'ok al passaggio della Puglia in zona gialla dovrà arrivare direttamente da Roma. Il ministro della Salute Roberto Speranza potrebbe emanare un'ordinanza già in questa settimana. La nota di aggiornamento dei posti letto disponibili in Puglia, che può contare su altre 130 postazioni rianimazione attivate da fine novembre ad oggi attraverso la creazione di piastre di intensiva, fanno rientrare la nostra regione nei parametri previsti per la zona gialla, passando di fatto dal rischio alto a quello medio.
Intanto, dal bollettino giornaliero arrivano buoni segnali di discesa della curva epidemiologica. Su 9.692 tamponi eseguiti oggi, i contagi rilevati sono 681, con un rapporto del 7,3%, 2 punti percentuali in meno rispetto alla media della scorsa settimana. Resta alto invece il numero dei decessi. Solo oggi sono morte 41 persone. Con l'inserimento dei nuovi posti letto, il tasso di occupazione delle terapie intensive scende al 29%, in crescita di un punto rispetto al giorno precedente, ma comunque sotto la soglia critica fissata al 30%. E mentre la regione definisce gli ultimi dettagli della fase 2 della campagna vaccinale, i medici di famiglia protestano per il mancato coinvolgimento nell'organizzazione. La regione, critica Donato Monopoli, segretario regionale del sindacato FIMG, mette in piedi un modello territoriale alternativo, tutto da rodare, che non prende in considerazione la medicina di famiglia e prevede che i pazienti debbano prenotarsi attraverso canali alternativi. Siamo perplessi rispetto all'efficacia di una campagna vaccinale organizzata in questo modo, perché il coinvolgimento degli operatori di medicina generale, concludono, costituisce un passaggio fondamentale per raggiungere gli obiettivi. L'opposizione all'attacco contro la giunta Emiliano, Forza Italia critica la gestione dell'emergenza coronavirus da parte della Puglia. Un'emergenza sanitaria la definiscono, ma anche sociale. Vediamo. È successo nell'ultima settimana questo, che l'1 febbraio, titoli dei giornali ripresi in questo post che noi faremo girare, l'1 febbraio il presidente Emiliano dice meglio rimanere in zona arancione in questa fase. Questo l'1 febbraio. Il 7 febbraio, quindi 6 giorni dopo, la stessa regione Puglia dice: la regione non ci sta e chiede la zona gialla. La sanità pugliese è affetta da un pericolosissimo daltonismo. Più che alla tutela della salute dei cittadini, si preoccupa del consenso politico che potrebbe discendere dalle sue scelte. Forza Italia scende in campo contro la gestione pugliese dell'emergenza Covid. A pronunciare questa frase è l'onorevole Francesco Paolo Sisto, coordinatore provinciale di Bari. La Puglia, aggiunge, è precipitata agli ultimi posti per terapie anti-Covid e la responsabilità non è certo dei cittadini. Per questo, nei mesi scorsi, abbiamo chiesto all'allora ministro per la salute di commissariare la sanità della nostra regione. Chiedono certezza sui dati che condizionano l'ingresso o meno in zona gialla e puntano i piedi, spiegano, sui riverberi drammatici sul tessuto economico. Se andiamo a chiedere agli operatori, e sono tante le associazioni di categoria che ancora ad oggi stanno fortemente intervenendo denunciando questo stato di cose, perché dalla Regione Puglia non è arrivato alcun aiuto e sostegno economico. Ancora oggi la Regione Puglia è in tutta questa vicenda, in tutto questo periodo, dal lockdown dello scorso anno alla seconda ondata oggi di contagio, la Regione Puglia non è stata in grado e non è stata capace di erogare un sostegno alle attività economiche a fondo perduto, che è quello che oggi le aziende, le attività economiche chiedono. Non chiedono i bandi, perché quello che è stato soltanto capace di fare la Regione Puglia sono i famosi bandi. Cambiamo argomento, 22° anniversario della scomparsa di Pinuccio Tatarella. Per ricordare l'impegno del parlamentare pugliese in favore della città, questa mattina è stata deposta una corona d'alloro ai piedi della lapide commemorativa fissa nel porto di Bari. Sentiamo le parole del nipote Fabrizio Tatarella. Sono passati 22 anni dalla scomparsa di Pinuccio Tatarella e questa città, le istituzioni continuano a ricordarlo con immutato affetto e con immutata stima, probabilmente perché esempi di politici che hanno dato la propria vita al servizio dell'Italia, del territorio, di Bari, di questo porto, di questa regione, sono pochi. Pinuccio Tatarella rappresenta un esempio per tutti coloro i quali, amministratori, giovani, vogliono avvicinarsi al governo della cosa pubblica e alla politica. Pinuccio è stato passione per la politica. Ha messo al servizio dell'Italia e del suo territorio la sua intelligenza e la sua passione. Ecco perché a distanza di 22 anni, cosa più unica che rara, viene ancora ricordato. La cronaca: la Corte d'Assise d'Appello di Bari ha condannato alla pena dell'ergastolo i due pregiudicati baresi, Leonardo Campanale e Gianfranco Caputi, imputati per l'omicidio premeditato aggravato da metodo mafioso del 58enne Nicola Lorusso, ucciso l'11 gennaio del 2015. Campanale, boss dell'omonimo clan del quartiere San Girolamo di Bari, avrebbe ucciso Nicola Lorusso, della famiglia mafiosa rivale, per vendicare la morte del padre, Felice Campanale, ammazzato nell'agosto del 2012 su ordine di Umberto Lorusso.
Russo, figlio di Nicola. In risposta a quel delitto, 3 anni dopo si sarebbe consumata la vendetta. Caputi risponde in concorso del delitto per aver partecipato all'agguato guidando l'auto con a bordo il killer. In primo grado entrambi gli imputati erano stati condannati all'ergastolo, poi in appello per Campanale la condanna era stata ridotta a 30 anni e Caputi era stato assolto. Dopo l'annullamento della Cassazione, il processo di appello bis ha ora ripristinato per entrambi il massimo della pena. E adesso cambiamo decisamente argomento e ci trasferiamo idealmente in Nuovo Arredo di Santa Caterina, che oggi ha visto una madrina d'eccezione per la giornata, Anna Falchi. Non tornava in Puglia da quasi un anno, lei che ormai qui è diventata di casa e non poteva essere altrimenti, da quando è la testimonial dei negozi Nuovo Arredo. Anna Falchi è da questa mattina a Bari per girare il nuovo spot per la nota catena di negozi. Durante la pausa ci ha concesso un po' del suo tempo raccontandoci con il sorriso le impressioni del ritorno in terra pugliese. Un viaggio un po' diverso perché condizionato dal particolare momento storico, ma che non ha cambiato il tradizionale calore che accoglie chi arriva in questa regione. Io mancavo da un anno dalla Puglia, con il mio grande rammarico, perché è una terra a cui sono molto affezionata, perché mi sento a casa, perché ho un sacco di amici, anche perché no, il lavoro, che è una cosa principale che ci tiene tutti in vita per ovvi motivi, ed è un piacere ritornare proprio anche a lavorare per un'azienda con cui sono veramente amica. Un anno che abbiamo trascorso tutti un po' di più a casa, riscoprendo forse alcune cose che si erano perse fuori dalle mura domestiche, come la famiglia e gli affetti più cari. Almeno è un motivo di riflessione, il tempo passato a casa, si riscoprono anche tanti valori, l'importanza di condividere con le persone più care anche questi momenti, che sono quelli con cui naturalmente convivi, anche perché di più è praticamente impossibile. Motivo di riflessione, anche un po' anche l'idea di rinnovare qualcosa, se non tutto, tanto ci sono tante poi offerte, ormai cioè, l'azienda appunto ti viene incontro, deve essere anche motivo di ispirazione proprio per darsi allegria, ecco, quello è importante. L'augurio ovviamente è quello di tornare al più presto in Puglia, magari mettendosi definitivamente alle spalle questo particolare periodo. E speriamo nella riapertura di ristoranti, di bar il più presto possibile, e naturalmente per potersi riabbracciare e fare un brindisi alla vita. Ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, restate con noi, tra poco torniamo con altre notizie. Eccoci ancora qui in diretta, apriamo questa seconda parte del nostro telegiornale con un focus sulle imprese, in particolare ci concentriamo sul gruppo Andriani. Allora saluto in collegamento Skype in diretta Michele Andriani, presidente e amministratore delegato del gruppo. Buonasera presidente, benvenuto. Buonasera a tutti voi. Allora, un piccolo racconto di cosa siete. È un gruppo di Gravina in Puglia che ha puntato sull'innovation food con prodotti innovativi sul mercato, ma questo non è l'unico punto di forza, perché avete puntato molto anche sulla sostenibilità, come possiamo leggere anche nei claim alle sue spalle, e anche sull'internazionalizzazione. Esportate i vostri prodotti in oltre 30 paesi del mondo. Io partirei subito facendo una sorta di analisi su quanto la pandemia ha inciso sul vostro gruppo. Direi quasi per nulla, perché a sorpresa non è stato l'annus horribilis per voi, anzi, perché ha registrato un aumento del fatturato, presidente. La pandemia non ci ha sorpresi in termini di impreparazione. Eravamo preparati a qualsiasi tipo di evento. Vero è che all'inizio della pandemia abbiamo da subito istituito un comitato crisi, attivato le procedure interne atte a garantire appunto sicurezza alimentare in primis, perché deve pensare che le imprese come la nostra, che si rivolgono a oltre a 30 paesi del mondo ma a milioni e milioni di consumatori, per prima si dovevano occupare di garantire la sicurezza dei loro prodotti ai consumatori, che questi fossero controllati in maniera adeguata, e parallelamente anche alla sicurezza dei nostri lavoratori. Abbiamo quindi, attraverso il comitato crisi, istituito avviato delle procedure interne atte appunto a garantire la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro. C'eravamo dotati delle mascherine ancor prima che
magari anche nello Stato questo diventava pratica comune. Abbiamo altresì però lavorato per ridurre il rischio dei nostri lavoratori di contagio verso l'esterno, per cui chi poteva ha lavorato da casa, tutti gli uffici li avevamo chiusi, chi restava in azienda per lavorare in fabbrica li avevamo avviato, che sono tuttora ancora in corso perché la pandemia non è passata, ricordiamocelo, ci sono stati dei servizi interni per cui l'aiuto nella spesa sul luogo di lavoro, così che loro non si recavano anche nei supermercati o consegna farmaci a casa. Abbiamo altresì anche premiato e continuiamo a farlo i nostri lavoratori. Il 2020, dicevo, Presidente, per voi è stato un anno importante perché ha segnato anche la trasformazione da azienda familiare a impresa manageriale. Era questo che mi riferivo all'inizio quando dicevo che la crisi non ci ha sorpresi. Abbiamo continuato a lavorare dedicandoci con la massima attenzione a quelli che erano i progetti. Il 2020 per noi doveva essere, lo è stato, l'anno di transizione da impresa familiare ad impresa manageriale, per cui abbiamo rivisto il piano di governance, abbiamo riassettato il consiglio di amministrazione, istituito nuovi organi collegiali all'interno dell'organizzazione della governance, management board e leadership team e quant'altro, in maniera da poter sempre di più portare quella che è la nostra eccellenza professionale delle persone che lavorano in azienda ad avere un ruolo più strategico della nostra impresa. Una sorta di bandiera della Puglia nel mondo, vi fate, come dire, testimonial anche del nostro territorio. Presidente, siete stati però anche attori solidali di questa pandemia con delle donazioni per gli ospedali pubblici. La nostra nel 2020 abbiamo tra l'altro trasformato la nostra società in società benefit, questo appunto a conferma della naturale vocazione della nostra impresa. Abbiamo pertanto in ambito pandemico abbiamo donato oltre agli ospedali pugliesi una somma di denaro, lo abbiamo fatto anche all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, proprio per cercare di abbracciare quella che era una per noi una naturale resilienza verso i nostri colleghi del Nord Italia, per tutta la comunità. Ecco Presidente, lo abbiamo detto in apertura, parliamo di un prodotto, di una linea di prodotti che sintetizza un po' quanto detto anche in apertura e la mission dell'azienda, è la linea Felice, insomma una linea di pasta innovativa, avete rivoluzionato il concetto di pasta che si trova sugli scaffali e che promuove anche uno stile di vita sano. Il nostro modello di business da sempre è basato sull'innovazione e la ricerca. Negli ultimi anni però abbiamo anche iniziato ad operare con un modello imprenditoriale volto all'economia sostenibile e all'economia circolare. Questo ci ha dato anche la possibilità di poter valorizzare i nostri ingredienti, le nostre materie prime, cercare di poter trasformare non solo un buon piatto di pasta, un buon piatto in sé, ma anche un piatto che potesse portare degli apporti nutrizionali soddisfacenti alla nostra nutrizione. Per cui la nostra mission, l'impegno è quello di portare sulle tavole dei nostri consumatori prodotti buoni, ma altrettanto sani e sostenibili. Davvero 10 secondi, Presidente, è un prodotto di nicchia, come lo definite? Non è un prodotto di nicchia perché è un prodotto che viene proposto per un consumatore tradizionale anche, ci sono una molteplicità di gamme di prodotti che sono assolutamente versatili e possono aiutare ad avere una nutrizione più bilanciata, più equilibrata e soprattutto diversa. Grazie a Michele Andriani, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Andriani, grazie per essere stato con noi e ovviamente buon lavoro. Grazie a voi. E noi andiamo avanti e parliamo di campagna vaccinale perché sono state consegnate in Puglia oggi pomeriggio le prime 16.800 dosi del vaccino AstraZeneca. Ieri sono stati consegnati nei 6 ospedali hub individuati dalla regione, a Bari 5.300 dosi che sono state consegnate alla responsabile della farmacia dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II. Il vaccino AstraZeneca, lo ricordiamo, verrà somministrato al personale scolastico e alle forze dell'ordine, mentre agli anziani la campagna vaccinale continuerà con Pfizer e Moderna. Sentiamo.
Dai malati oncologici a quelli con patologie respiratorie, il Ministero della Salute ridefinisce il piano vaccini e in particolare fissa una nuova scala di priorità per le vaccinazioni della fase 2. Per intenderci, la fase 1 si concluderà con la vaccinazione degli over 80 che in Puglia partirà da lunedì 22 con possibilità di prenotazione libera tramite internet o sportello CUP, anche in farmacia, da giovedì. Questa tornata, che completa quella che ha riguardato personale sanitario e ospiti dell'RSA, dovrebbe concludersi da programma entro fine marzo. Parallelamente però potrà iniziare la seconda fase. Entrando più nello specifico, il Ministero ha stabilito delle fasce di priorità a prescindere dall'età per soggetti con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni neurologiche, disabilità, diabete ed endocrinopatie severe e ancora fibrosi cistica, patologie renali, malattie autoimmuni, malattie epatiche, cerebrovascolari, patologia oncologica, sindrome di Down, trapianto di organo solido e grave obesità. Tutte persone a maggiore rischio di letalità. Soprattutto per questo, durante la fase 2 saranno vaccinati anche gli over 70. In questa scala di priorità si inserisce però anche la compatibilità del vaccino AstraZeneca. Ecco perché la somministrazione ai soggetti di età tra i 18 e i 55 anni, a partire dal personale scolastico e universitario, docente e non docente, forze armate, di polizia e tutte le persone all'interno di penitenziari e luoghi di comunità, verranno inseriti a cavallo, sempre però nell'ambito della seconda fase. Il piano adesso verrà discusso in conferenza Stato-Regioni. E parliamo di rigenerazione creativa. Sono due le proposte progettuali per la riqualificazione dell'area verde di via Nicola Costa nel quartiere San Girolamo. Il progetto prevede la rigenerazione di un'area periferica ad opera di ex carcerati e senza tetto che, guidati da artisti esperti e volontari, raccoglieranno la plastica e la trasformeranno in opere d'arte. Saranno poi piantati alberi e creati percorsi fitness con tanto di mostra finale delle opere. Questa è solo una parte delle proposte progettuali presentate per rimettere a nuovo l'area verde di proprietà comunale di via Nicola Costa nel quartiere San Girolamo. Presentate dalle associazioni Archistarte e dall'organismo di volontariato La Pietra Scartata, si inseriscono nella procedura di rigenerazione creativa ormai adottata da tempo dall'amministrazione comunale. 3x3 e Parco Museo, questi nomi dei progetti, prevedono anche la installazione di elementi prefabbricati per sedute all'aperto, oltre alla partecipazione dei cittadini per un progetto di urbanistica tattica per un uso dello spazio pubblico con elementi modulari e flessibili. Obiettivo: creare un bosco urbano. Si prevede anche la realizzazione di due aree barbecue, ovviamente, dato il periodo, tutto nel massimo rispetto delle normative anti-Covid. E vista la bontà di entrambi i progetti, il coordinatore di rigenerazione creative ha proposto ai soggetti di coordinare le proposte presentate. E torniamo a parlare di vaccini, lo facciamo attraverso la nostra postazione social, ci colleghiamo con Italo Cinque Palmi. Italo, buonasera. Sì, buonasera Alessandra. E allora, il settore dell'imprenditoria si mobilita per accelerare l'iter della campagna vaccinale in Puglia. Il presidente di Confindustria Bari e Bat, Sergio Fontana, ha infatti comunicato di voler collaborare all'attuazione della campagna vaccinale per sconfiggere la pandemia, offrendo gratuitamente le sedi delle aziende di Confindustria come punti vaccinali per i lavoratori e per la collettività. Abbiamo già la disponibilità di diverse importanti imprese nell'area metropolitana di Bari e della provincia di Barletta-Andria-Trani. La decisione su chi vaccinare ovviamente spetterà poi al Ministero della Salute e alla Regione. Noi imprenditori, invece, conclude Fontana, possiamo però offrire le nostre strutture e contribuire ad alleggerire la pressione sulla sanità pubblica. Più veloce sarà l'immunizzazione di massa e prima si riprenderà anche l'economia. Bene, con questo quindi chiudiamo. Dalla postazione social a te. Grazie Italo, noi siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito, vi lascio con il punto di Maddalena Tulanti. Buona serata. Ben ritrovati. Mentre contiamo ancora i morti per Covid, un brutto segno è stato quello dei 41, ne abbiamo contati 41 le ultime ore, molto alto. Ci stiamo già preoccupando e facciamo bene per quello che invece sta per accadere, già accaduto, ma dovremo fare i conti con la crisi economica. Alla fine dell'anno la CGIL ha già fatto uno studio, ma su questi numeri nessuno ha obiettato. Per la fine dell'anno ci saranno 20.000 imprese in meno in Puglia, più o meno pari a 69.000 lavoratori.
a questo va aggiunto la cassa integrazione, la cassa integrazione ordinaria, quella non richiesta, quella non richiesta per il Covid, era già, prevedeva già 24.000 imprese in difficoltà. Poi ci abbiamo aggiunto quelle che hanno chiesto la deroga, altre 33.000, e poi le 7.000 imprese che hanno chiesto di essere aiutate con il fondo di integrazione salariale. Quindi, senza continuare a darvi altri numeri, sappiate che abbiamo 256.000 lavoratori che sono in questo momento aiutati dallo Stato. Il 31 marzo dovrebbero essere eliminata la regola del non licenziamento, quindi un altro disastro. È molto probabile che si vada a una deroga. Vi faccio questo, diciamo, scenario da incubo perché è quello che noi sappiamo che accadrà. E accadrà se noi non riusciamo a mettere una palizzata che si chiama recovery nel modo giusto. Il recovery l'avete già imparato, stiamo parlando dei fondi europei che ci dovranno aiutare ad uscire dalla crisi. Perché il recovery in Puglia dovrà essere messo sui giusti binari? Per i numeri che vi ho dato. Cioè dobbiamo insistere soprattutto perché i soldi dell'Europa siano usati per dare lavoro, per fare in modo che le aziende, le imprese rinascano e perché appunto questi numeri li possiamo cancellare. Un po' alla volta, se mettiamo bene tutto sui binari giusti, ci riusciremo. Un'altra cosa drammatica, e poi vi lascio, è che in questa tragedia sono le donne quelle che hanno pagato di più. Su 10 lavoratori che sono a casa, 7 sono donne, cioè sono state subito cancellate dalla forza lavoro. Le solite, diciamo, scuse, è più facile per una donna, c'è i figli, se ne occupa, se ne deve occupare e non va bene, non va bene. Anche questo è una delle politiche importanti che deve essere messa sul giusto binario, si chiama appunto politica di genere. Insomma, prima dobbiamo portare a casa la pelle e poi abbiamo un sacco di lavoro da fare. Lo faremo insieme, ognuno dalla sua prospettiva, noi stando bene attenti, con gli occhi aperti. Vi ringrazio e ci vediamo domani. È offerto da Oropan. Bentrovati da Nico Schiodetto. Situazione per mercoledì, quando una nuova zona di bassa pressione dall'Atlantico raggiungerà il Mediterraneo centrale, quindi tutta Italia foriera di piogge e acquazzoni. Poi grandi cambiamenti nel weekend, quando una massa di aria gelida dal nord Europa, dalla Russia, raggiungerà i Balcani con un notevole e sensibile raffreddamento, ma proprio da sabato questi venti freddi dai Balcani investiranno anche le nostre regioni. Quindi attenzione, da sabato abbassamento termico su tutto lo stivale. Intanto, ecco mercoledì, una certa nuvolosità anche compatta al centro-nord per il transito di una perturbazione, zoom e precipitazioni, possiamo vedere di fatti queste piogge che bagneranno tutto il nord sin dalla mattinata, poi via via regioni centrali, anche degli acquazzoni sulle centrali tirreniche e la Sardegna, entro il pomeriggio perturbazione in traslazione anche sulle adriatiche, un po' meno coinvolto l'estremo sud alla parte ionica, i venti sempre sostenuti. In sintesi la grafica che ci conferma la giornata perturbata su tutto il centro-nord Italia. Sardegna, meno coinvolto l'estremo sud, parliamo del lato ionico. Tutti i dettagli e gli approfondimenti come sempre scaricando l'app di Trevi Meteo. Il meteo è offerto da Oropan.